Io sono Soccarmelina. Di cognome come? Cirignotta. Cirignotta. Abitavo nel Corso Italia tra via Maroreggio e via Roma. Mm-hmm. Avevamo la rivendita. Quanti anni hai? Io? Giovanissimo, 85. In breve tutto quello che noi abbiamo fatto per il mio papà. Hanno buttato delle bombe. E proprio una di queste bombe che volevano azzeccare l'ospedale dall'altro lato. Invece hanno sbagliato, arrivarono queste bombe fra due anduzze. Dal lato c'eravamo noi, dall'altro da noi di Corso Italia, però di dietro era distrutto. Bene. Ah, e tutti scappammo di Roma. Chi aveva la campagna se n'è andata in campagna. Noi campagna non avevamo, e allora il rifugio era alle grotte, cioè non erano grotte, era la terra scavata che ci sono tuttora. Ci sono dei pilastri grandi così, che ognuno si sistemò dietro questi pilastri. Qualora ci fosse stato un bombardamento, qualche cosa, erano al sicuro, ognuno dietro. Certo. Ma tutto il Ragusa era là. Pensa che poi, siccome non si poteva tornare nel paese, perché il bombardamento era quasi distrutto, e allora si fece perfino il forno e si faceva il pane. Poi le famiglie, mano a mano, si facevano il pane. Bene. Arrivò il momento in cui mio papà l'hanno chiamato dai carabinieri. E io ero in bicicletta con lui, mi disse così: se io non esco, perché allora i carabinieri erano 12 ore proprio dottorato di fronte all'ospedale, se non torno, diglielo alla mamma. Io ero ancora, insomma, una ragazzina. Comunque, mio papà è uscito, poi cosa è andato? Quindi se mi hanno chiesto se avevo perché non avevo la tessera di fascista. Perché dovevano tutte la tessera. Tutti quelli che non erano tesserati erano comunisti. Mio papà dice, un uomo davvero per la famiglia, lavorava, che si faceva i fatti suoi. Noi avevamo l'esercizio, oppure lui anche ha lavorato alla miniera della bicicletta. Basta, una persona serena, tranquilla. Che cosa era successo? Che tutti quelli facevano il raduno alla Camera del Commercio con il direttore, il dottor Sortino, Rego Materna, che è morto. Vabbè? E dovevano arrestare tutti quelli che non avevano la testa di fascista, perché erano tutti comunisti. Quella notte li dovevano prendere tutti per arrestarli. E il Signore è stato così buono e ci ha premiato, che invece sono entrati quella notte gli americani. Loro non hanno potuto fare niente, arrivarono con i carri armati, salivano da quelle strade e c'erano assieme americani e anche di colore, perché erano con loro. E quindi noi ci siamo salvati. Però alcuni di quei di ragusani sono saliti sulla camionetta degli americani e l'hanno ringraziato che ci venivano a salvare, perché eravamo tutti distrutti, insomma, quelli che... Questa è in breve la storia che ho raccontato, che io avremmo avuto il grande dolore di avere mio papà arrestato, persona onesta. Com'è finita invece? Che tutte quelle che conoscevano questa situazione si sono vendicate e quelle che vennero arrestate furono loro, tutti i fascisti, compresi il dottor Sortino, che era il presidente che faceva il raduno alla Camera del Commercio a Ragusa, perché lo conoscete, no? Faceva il raduno la notte. Un primo passavo lì, io guardavo il suo dottor Sortino davanti, dai lati avevano quegli gli americani, proprio denunciarono tutti, e ci fu la rivendita. Le volevo chiedere, ma si ricorda di quella signora, di quella donna che si è buttata per terra? Sì, la conosceva mia sorella. Si è sdraiata per terra? Per terra, e non fece passare, per non fare passare le camionette che dovevano passare, e poi l'hanno arrestata e ha fatto il carcere. Diceva di questa signora, di questa donna, lei come, cioè che impressione ha di questa storia? Non la conosco, ho sentito questo ragionamento che faceva mia sorella con Rosina tante volte, perché Rosina era un'amica di mia sorella.